Sotto sequestro gli storici presidi Notab della Val di Susa per il movimento dei punti di aggregazione per la Digos. Basi strategiche, l'operazione è in corso. E lo avete sentito, è ancora in corso da stanotte l'operazione della Digos in Val di Susa sotto sequestro. I presidi del movimento Notav che annuncia una nuova mobilitazione. Secondo gli inquirenti erano le basi da cui partivano gli assalti contro l'alta velocità. Intanto Telt sta allargando il perimetro del cantiere di Chiomonte. La cronaca con Manuela Gatti. I sigilli agli storici presidi Notav della Val di Susa per il movimento dei punti di aggregazione per la polizia, le basi strategiche degli assalti ai cantieri dell'alta velocità. Questo è il presidio del movimento Notav qui a San Didero. Dall'altro lato della strada statale c'è il cantiere del futuro autoporto e qui alle prime luci di oggi la Digos della Questura di Torino ha posto sotto sequestro tutta l'area. Ecco, vedete qua i sigilli, sotto sequestro la parte di container e poi tutte le strutture interne al presidio. Qui gli inquirenti hanno sequestrato bombe carta, catene di ferro, scudi di plexiglass, materiale, secondo la Digos, usato negli attacchi ai cantieri e negli scontri con le forze dell'ordine, gli ultimi a luglio di quest'anno. In mattinata nessun attivista arriva sul posto, solo uno dei gestori a cui è stato notificato il sequestro. Appena si apre potete andare a vedere se trovate qualcosa, non trovate niente. Tutt'al più trovate qualche sacchetto di pasta o dei vasetti con del condimento dove ci prepariamo a volte il pranzo o la cena. A volte nella storia dell'umanità ci sono gli infiltrati, quelli che tirano la prima pietra e autorizzano gli altri a tirare il primo lacrimogeno. Le operazioni della Digos sono ancora in corso, possibili altri sequestri, così come è possibile che in serata i Notav si ritrovino per capire se e come manifestare il proprio dissenso.